Circolo culturale anticonformista, Andreani. Radio Pensiero Libero. La web radio libera, contro il pensiero unico e la disinformazione. Buon martedì 6 ottobre 2015 da Radio Trieste Libera con la trasmissione La Voce di Trieste, che è il nostro giornale radio quotidiano di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore del periodico La Voce di Trieste, che esce a stampa quando abbiamo il tempo di farla, va bene, e sempre esce in rete. Andatevi a vedere il sito, troverete cose interessanti, perché è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città. Allora, direttore della Voce, dicevo, di Radio Trieste Libera e anche di Trieste Libera News. La persona oberata di questi ed altri incarichi sono poi io che vi sto parlando, Paolo G. Parve. La scelta degli argomenti nostri non è quella ovviamente generalista, ma è quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono o non hanno il coraggio di dirvi, ed anche oggi penso ve ne daremo buona dimostrazione. Questi argomenti non mancano naturalmente, perché ne sono fonte inesauribile le incompetenze, le corruzioni, le prepotenze del sistema politico-istituzionale italiano, al quale siamo sottoposti ancora per poco anche nel territorio libero di Trieste, di cui hanno, lo spieghiamo per i nuovi ascoltatori, l'amministrazione civile provvisoria, che stanno violando, e per questa violazione in sostanza simulano illegalmente di avere la sovranità come Stato italiano. Per questa violazione si stanno accingendo a perdere anche l'amministrazione provvisoria. Vediamo un attimo gli avvisi, che ripetiamo sempre per i nuovi ascoltatori, perché quelli abituali già li conoscono. Continuano le campagne rilevanti del Movimento Trieste Libera, tuttora in corso, quelle di punta, quella sull'obiezione fiscale, quella sulla sottoscrizione della Carta dei diritti dei cittadini, dei residenti e delle imprese, quella sulla richiesta di risarcimento del servizio militare imposto illegalmente a Trieste come obbligatorio, e quella della richiesta dei documenti intestati al territorio libero di Trieste in amministrazione civile provvisoria, come accadeva esattamente con il governo militare alleato. Tra breve apriremo la campagna decisiva, quella più importante ancora, quella della raccolta delle deleghe alla rappresentanza internazionale provvisoria del territorio libero di Trieste, costituita dal 16 settembre, sulla quale continua il silenzio stampa, proprio perché è lo strumento più efficace che Trieste ha avuto sinora ed è l'evento storico principale per Trieste dopo il Trattato di Pace, Memorandum di Londra e il Trattato di Osimo, su quale continua appunto il silenzio stampa del Piccolo, del Primorsky-Deunick e della RAI e di qualche altro organo di stampa italiano, perché non vogliono che i triestini si accorgano di essere arrivati ad un momento di svolta e di poter finalmente interagire a livello internazionale. Le informazioni su tutte queste campagne si trovano in sede negli orari d'ufficio, AIBA, Piazza della Borsa 7, per chi non lo sapesse, anche se è una sede molto evidente, anche dall'esterno, Piazza della Borsa 7 a Trieste, si trovano ai banchetti informativi sparsi per la città e naturalmente sul sito del Movimento Trieste Libera, che vi invitiamo a visitare per leggere questi documenti e per studiarli anche, se possibile, in maniera da che incominciate a sapere quali sono i vostri diritti. Quei documenti parlano dei vostri diritti, di ognuno di voi, di noi triestini in sostanza, e anche di ognuno dei cittadini e delle imprese degli altri paesi del mondo, perché hanno tutti i diritti sul porto franco internazionale di Trieste. Per quanto riguarda gli argomenti di oggi, parleremo di un unico argomento, e forse la trasmissione potrà sembrare un po' noiosa perché sarà un po' una lezione di storia e di diritto breve, cercherò di essere più breve possibile ma più chiaro possibile. È una cosa che dobbiamo fare su un argomento e su un fatto storico e giuridico del quale ieri 5 ottobre cadeva la ricorrenza,
e precisamente il Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954. Perché dedichiamo a questo argomento la trasmissione e non soltanto una trasmissione con informazioni, va bene, serie dai nostri studi e non soltanto una rievocazione, così una commemorazione del fatto? Perché ieri nella ricorrenza lo History Channel Italia, il canale italiano, che fa rievocazioni storiche, va bene, che parla di storia e dovrebbe parlarne con cognizione di causa, va bene, perché si presenta proprio come un canale specializzato scientifico di materia, in materia storica, ha pubblicato uno sconcio programma di commemorazione del 5 ottobre 1954 come data della riannessione di Trieste all'Italia, no? Annunciando che appunto i governi d'Italia, Regno Unito, Stati Uniti, Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia hanno sottoscritto in quella data il Memorandum di Londra, dice questo canale di presunta ricostruzione storica corretta, dice il Memorandum di Londra, che dà inizio alla totale riannessione di Trieste all'Italia. Allora, questa è una balla colossale, ma è anche l'occasione per spiegare esattamente che cos'è il Memorandum d'intesa di Londra e come l'Italia, la parte italiana, cioè i politici italiani supportati da alcuni giuristi al loro servizio, utilizza attraverso il Memorandum di Londra, attraverso false interpretazioni, per giustificare la simulazione di sovranità italiana a Trieste. Allora adesso vi spiegheremo in breve cos'è il Memorandum di Londra, come funziona, com'è la situazione completa, anche per smentire alcuni indipendentisti improvvisati e di scarsa attenzione e cognizione storica e giuridica, i quali sostengono che il Memorandum di Londra sarebbe invalido, sarebbe un abuso, eccetera, sostenendo con questo delle tesi care a una parte del nazionalismo italiano. Allora, che cos'è il Memorandum di intesa di Londra del 5 ottobre 1954? È uno strumento di attuazione aggiunto al trattato di pace, che non modifica il trattato di pace, ma dà esecuzione aggiornata ad una norma del trattato contenuta nell'articolo 1 dell'allegato settimo, che stabiliva che sino alla nomina, che stabiliva che l'amministrazione, il governo provvisorio del territorio libero di Trieste, il regime di governo provvisorio, iniziasse con un governo provvisorio militare affidato alle truppe di stanza qui, già a distanza a Trieste, in pratica per l'attuale territorio libero di Trieste le forze anglo-americane, quindi affidata in sostanza ai governi degli Stati Uniti e del Regno Unito, e alle forze jugoslave, quindi in pratica al governo jugoslavo per la accessoria zona B, che poi ha avuto una sua storia differente. La modifica dell'applicazione della norma, non della norma, no? Consiste nell'affidare l'amministrazione civile provvisoria dell'attuale territorio libero di Trieste al governo italiano per la ex zona B, all'attuale allora governo jugoslavo, e nel delegare, come abbiamo già accennato in passate trasmissioni, la difesa militare alle forze italiane, ebbene, per la parte principale del territorio libero di Trieste, che era quella che importava, quella col porto franco internazionale, alle forze armate italiane in funzione NATO,
in sostanza alla NATO, non all'esercito e alle altre forze armate italiane come forze dello Stato italiano. Questa conversione, la conversione ebbene, del governo militare in governo civile con difesa militare affidata alla NATO è avvenuta però per gradi. Non è che così fulmine a ciel sereno, un giorno si svegliano e dicono beh, facciamo il memorandum d'intesa di Londra. Allora, che cos'è anzitutto lo strumento, il memorandum d'intesa come strumento nel diritto pubblico internazionale? È in sostanza uno strumento di accordo tra due o più parti che ha rango inferiore al trattato. Può essere tenuto per questo motivo anche riservato e l'obbligo di ratificarlo da parte dei parlamenti dei singoli stati dipende dal diritto interno di ciascuno Stato, di ciascuna parte contraente, no? E il riconoscimento internazionale inoltre di un memorandum d'intesa rimane subordinato alla sua registrazione nella collezione, nella raccolta dei trattati delle Nazioni Unite. Allora, qui da noi, per queste sue caratteristiche di rango inferiore al trattato, che consente appunto di stipulare degli accordi di aggiustamento pratico, così le chiama anche il memorandum di Londra, di aggiustamento pratico dei problemi, lo strumento del memorandum d'intesa è stato utilizzato due volte, ambedue le volte con firma a Londra. Perché c'è un, sempre come strumento esecutivo aggiunto al trattato di pace, per adeguare a nuove situazioni politico-militare, appunto l'amministrazione provvisoria, senza modificare lo status giuridico del territorio libero di Trieste e il suo porto franco internazionale. Chi dice che il memorandum di Londra ha modificato nel 1954, ha modificato il trattato di pace, e quindi dice una sciocchezza, perché il trattato di pace è uno strumento multilaterale normativo che non può essere modificato da strumenti di rango inferiore, sottoscritti da due o più soli delle parti, non da tutte le parti che hanno sottoscritto il trattato, e dice una sciocchezza anche perché con quello strumento non si poteva modificare proprio nulla. Quali erano queste nuove situazioni politico-militare? Consistevano in sostanza nella necessità di reimpiegare in Austria le forze anglo-americane utilizzate a Trieste, e dove il governo militare alleato, la loro funzione, stava proseguendo oltre il breve tempo che il trattato di pace, articolo 21 numero 1, prevedeva per la nomina del governatore. Chiariamoci di nuovo le idee, perché su questo l'Italia sta giocando bene con false interpretazioni da anni ed anni, ed è una vergogna tra l'altro anche per i giuristi che li appoggiano a bene gratis o per lo più a pagamento. Il regime provvisorio per attivare, per costituire il territorio libero di Trieste ed attivarne il regime di governo provvisorio non è necessaria, e non era necessaria, la nomina del governatore come vi fanno credere. Era sufficiente che entrasse in vigore il trattato di pace e che appunto entrasse in funzione il governo, primo governo provvisorio affidato alle forze anglo-americane, ai governi cioè degli Stati Uniti e Regno Unito. Questo è accaduto, il primo proclama, il proclama numero uno del governo militare alleato del territorio libero di Trieste, proclama la Costituzione del territorio libero di Trieste come Stato sovrano nel regime di amministrazione provvisoria. Il governatore è un organo di nomina successiva che poi deve perfezionare la seconda fase del regime provvisorio che deve portare al regime permanente previsto e normato dall'allegato sesto del trattato di pace. Questi due memorandum, il primo ebbene, è stato sottoscritto nel 1952 per preparare questo passaggio dal
governo militare alleato che stava, che aveva esaurito il tempo previsto per la sua durata e aveva altri problemi, ebbene, per preparare questo, il passaggio al governo civile provvisorio e alla delega alla NATO della difesa militare. Per questo motivo il memorandum di Londra, appunto, del 1952 viene stipulato fra il governo italiano e i governi del Regno Unito e degli Stati Uniti e riguarda la struttura dell'amministrazione dell'attuale territorio libero di Trieste, nella quale il governo civile viene affidato a dei funzionari italiani forniti dal governo italiano, di nuovo non dallo Stato italiano, forniti dal governo italiano. In questo modo, dunque, mentre le autorità militari mantengono il governo totale del territorio. In questo modo, con il memorandum di Londra del 1952, abbiamo una prima divisione tra il governo militare, il governo civile, sempre all'interno del governo militare alleato, e la difesa e le competenze militari. Questa divisione poi verrà concretata con il memorandum di Londra del 1954. Dopo il memorandum di Londra del 1952, che fa questa operazione, abbiamo una dichiarazione anglo-americana del 1953, dell'8 ottobre 1953. Questa dichiarazione rileva, cosa dice? Rileva il deterioramento dei rapporti tra Italia e Jugoslavia per le loro rivendicazioni reciproche inconciliabili sul territorio libero di Trieste, che è uno Stato sovrano. Ricorda che le amministrazioni militari anglo-americana sulla zona A e jugoslava sulla zona B erano temporanee e che per note ragioni, ascoltate bene questa frase, si era rivelato impossibile accordarsi con gli altri firmatari del trattato per avviare con la nomina del governatore la seconda fase del regime provvisorio e il regime permanente previsto. Quindi parla di una impossibilità di accordarsi sulla nomina del governatore, non impossibilità di costituire il territorio libero di Trieste, ovviamente già costituito, no? Su questa base i governi per por fine a quella condizione che definiscono insoddisfacente, con la dichiarazione del 1953, i governi di Stati Uniti e Regno Unito dichiarano che non sono più disposti a mantenere la responsabilità dell'amministrazione della zona A. Hanno quindi deciso di porre termine al governo militare alleato, di ritirare le proprie truppe e, considerando il carattere prevalentemente italiano, cioè di lingua italiana, della zona A, di lasciare l'amministrazione della zona al governo italiano. Il ritiro delle truppe, annunciano il trasferimento simultaneo dell'autorità amministrativa, avrà luogo nella data possibile più vicina, che verrà annunciata a tempo debito. Allora, guardate bene, parlano di lasciare l'amministrazione della zona al governo italiano, non allo Stato italiano. Perché? Perché nelle amministrazioni fiduciarie ordinarie si può dare, che riguardano territori che non sono ancora Stato, si può dare l'amministrazione fiduciaria provvisoria ad un altro Stato. Essendo il territorio libero di Trieste già uno Stato, invece, non potevano dare l'amministrazione allo Stato italiano perché verificava un conflitto di sovranità. Quindi l'hanno data al governo italiano, il quale in questo modo ha assunto, accanto e parallelamente alla funzione di governo dello Stato italiano, anche la funzione di governo provvisorio del territorio libero di Trieste. A quel punto, dopo la dichiarazione di Stati Uniti e Regno Unito del 1953, come sappiamo, i nazionalisti italiani a Trieste hanno scatenato una mezza rivolta di piazza tentando di forzare la mano. Forzare la mano per che cosa? Volevano simulare una specie di plebiscito per l'Italia e impedire che, con il successivo memorandum del 1954, questo passaggio di amministrazione fosse regolarmente effettuato. Volevano fare un colpo di mano, insomma, no? Per prendere in mano il territorio libero.
A quel punto la conversione dell'amministrazione provvisoria da militare e civile nelle due zone A e B avviene appunto un anno più tardi. Quei tumulti vengono sedati, per la cronaca i servizi italiani chiesero e fecero alcuni morti per fare notizia, ci furono propagande incredibili all'epoca, è questione di cui parleremo altra volta, vi abbiamo già accennato in qualche altra trasmissione, ma adesso non dobbiamo perdere il filo sul memorandum di Londra. Allora, nel 54, 5 ottobre, dopo preparazione, ovviamente, viene firmato a Londra il memorandum di intesa che trasferisce l'amministrazione civile provvisoria al governo italiano. Questo memorandum di intesa inizia con una dichiarazione che suona così: considerato il fatto che si è rivelato impossibile porre in atto le disposizioni del trattato di pace con l'Italia relativamente al territorio libero di Trieste, no, si concreta poi nel memorandum il passaggio del governo provvisorio. Allora, a questo punto i nazionalisti italiani, i politici italiani, il governo italiano e i loro reggicoda, i giuristi, i loro reggicoda, cosa fanno? Prendono questa frase che dice che è stato considerato il fatto che si è rivelato impossibile porre in atto le disposizioni del trattato di pace con l'Italia relativamente al territorio libero di Trieste e gli fanno credere che questo sia il riconoscimento del fatto che non è stata possibile attuare nessuna disposizione sul territorio libero di Trieste del trattato di pace. Da questo deducono che non sarebbe mai stato costituito, che l'Italia ha conservato la sovranità o che l'ha recuperata con il passaggio di amministrazione. Dove sta la truffa? Va bene, questa è la truffa da Totò, starebbe bene non finire da Totò, la truffa italiana. Sta nel fatto che vi leggono solo la prima frase e non vi leggono quelle dopo. Perché nelle frasi successive dello stesso documento, cioè del memorandum di Londra, si precisa che la frase non si riferisce affatto ad una impossibilità di porre in atto tutte le disposizioni del trattato di pace, ma soltanto quelle che riguardano la breve durata del governo militare alleato, che sono poi quelle che giustificano il memorandum e ne costituiscono l'oggetto. E la frase subito successiva dice infatti: quando il trattato venne firmato non si era mai inteso che tali responsabilità dei governi militari anglo-americano e jugoslavo dovessero essere altro che temporanee, come nel precedente memorandum di Londra del 52, di cui nessuno vi parla proprio per questo motivo, per imbrogliarvi meglio. Allora, come vi dicevo, con questo memorandum in onda del 54 l'amministrazione del governo militare alleato viene sostituita con l'amministrazione civile provvisoria del governo italiano, mentre con atti separati viene affidato un ruolo NATO di garanzia del territorio libero alle forze armate italiane a Trieste. Non solo, il memorandum precisa che si tratta di una misura pratica, di un espediente pratico, così letteralmente il testo, che come tale non richiede e non produce né modifiche del trattato di pace dello status giuridico del territorio libero di Trieste, che un memorandum intesa comunque non poteva modificare, bene, né introduce la sovranità italiana o jugoslava sulle due zone. In pratica si tratta dell'attuazione della dichiarazione del 1953, della quale anche nessuno vi parla per questi motivi. Non vi dicono nemmeno che i morti del 53 erano un tentativo di colpo di Stato nel territorio libero di Trieste, non erano morti patriottici per liberare Trieste o cosa. Ora, il memorandum di Londra affida, come nei documenti, l'amministrazione civile provvisoria come italiano, con la formula che troviamo anche nei documenti precedenti, cioè dell'affidamento alla responsabilità. Questa formula non è casuale, questa è la formula diplomatica utilizzata dalle Nazioni Unite
per le amministrazioni fiduciarie. Quindi questo conferma che l'oggetto del trasferimento di poteri è l'amministrazione, non un titolo di sovranità, è un'amministrazione fiduciaria di tipo speciale, diversa dalle amministrazioni fiduciarie ordinarie e intermedia con le attuali amministrazioni delle Nazioni Unite attraverso un funzionario, in questo caso il governatore. No? Questo cosa significa? Che i poteri che il memorandum di Londra ha trasferito dal governo militare alleato al governo italiano e al governo jugoslavo per la zona B rimangono in forma civile gli stessi della funzione di governo provvisorio, ebbene, del governo militare alleato. Nella formula sua di insediamento del 15 settembre, che nel proclama ufficiale di Costituzione del territorio libero di Trieste precisa che questo mandato viene di governo provvisorio viene esercitato, adesso vi leggo la citazione virgolettata, al fine di rendere esecutive le disposizioni del trattato di pace e allo scopo di assicurare il benessere e la sicurezza della popolazione attraverso la tutela della legge e dell'ordine. Questi stessi scopi, si trasferiscono al governo italiano come amministratore civile provvisorio, al fine, ripeto, di rendere esecutive le disposizioni del trattato di pace. Quindi, quando la parte italiana nazionalista o di governo ci dice che il memorandum di Londra ha constatato l'impossibilità di eseguire le norme del trattato di pace, ci dice una fregnaccia, va bene detta in italiano, mostruosa, perché il memorandum è esattamente lo strumento che esegue quella parte delle disposizioni del trattato di pace, no? Inoltre, il memorandum d'intesa di Londra del 1954 condiziona l'esercizio di quei poteri, perché si trattava di dare l'amministrazione civile provvisoria ai governi dei due paesi confinanti, che quindi potevano approfittarne, a delle condizioni particolari. Allora, intanto agli obblighi reciproci dei governi amministratori civili italiano e jugoslavo sulla tutela delle minoranze. Poi all'obbligo del governo italiano di mantenere il porto franco di Trieste in ottemperanza degli articoli da 1 a 20 dell'allegato ottavo del trattato di pace e anche l'obbligo di convocare consultazioni con i governi interessati. Allora, l'obbligo sulle minoranze è stato rispettato gradualmente in misura crescente da parte jugoslava con la costituzione di apposite istituzioni, con i posti garantiti nel Parlamento e nelle organizzazioni, nelle amministrazioni locali e con un regime di bilinguismo che tutto sommato ha funzionato. Da parte italiana è stato violato completamente con tutto un gioco di finanziamento alle organizzazioni politiche nazionaliste, nelle quali sono inclusi anche i partiti italiani naturalmente, per bloccare con opposizioni politiche, manifestazioni di piazza, la realizzazione dei diritti previsti anche dal Memorandum di Londra, oltre che ovviamente dal trattato, per la comunità slovena a Trieste. Quei diritti, così come previsti dal Memorandum di Londra, non sono mai stati realizzati. Anche l'ultima legge italiana di tutela della minoranza slovena, abbastanza recente, ebbene, dà una tutela ma disconosce gli obblighi internazionali e baratta in sostanza, con la complicità delle organizzazioni della comunità slovena, è venuto questo, e dei partiti italiani, compresa la sinistra, che si finge di difendere la comunità slovena, baratta in sostanza i diritti culturali e linguistici, che sono quelli fondamentali della comunità, con soldi, no? Con finanziamenti. Non solo. Vedete, un'altra cosa che vi dicono
che non vi dicono, o se ve la dicono ne travisano il contenuto, è la questione della dichiarazione contestuale al memorandum di Londra degli Stati Uniti, del Regno Unito e della Francia contro le rivendicazioni italiane e jugoslave sui territori ceduti rispettivamente acquistati contro l'atto di pace e sul territorio libero di Trieste. Allora, che cosa succede? Succede che contemporaneamente alla firma del memorandum di Londra del 54 che trasferisce l'amministrazione civile provvisoria dal governo americano alleato al governo italiano, i governi Stati Uniti, Regno Unito e Francia emettono separatamente una identica dichiarazione. Perché questi tre governi? Perché sono i tre governi di riferimento a garanzia del trattato di pace contro reclami o tentativi di modificarlo. I tre governi dichiarano che non intendono dare supporto a reclami, no? Della Jugoslavia o dell'Italia sui territori rispettivamente sotto la loro sovranità o sotto la loro amministrazione, esattamente dice sotto amministrazione dell'uno o dell'altro. Cosa vuol dire in diplomazia questa dichiarazione? Allora, la parte italiana ve la spaccia, anche alcuni studiosi jugoslavi la spacciano come il consenso di Stati Uniti, Regno Unito e Francia al passaggio di sovranità attraverso il memorandum di Londra. Allora, intanto non è passata nessuna sovranità, ma solo l'amministrazione. Ma con questa dichiarazione i tre governi fanno l'esatto contrario, perché distinguono chiaramente i territori sotto sovranità e i territori sotto l'amministrazione. Quindi nel linguaggio diplomatico dicono che l'Italia e la Jugoslavia, va bene, non devono fare rivendicazioni reciproche sui territori che hanno o sotto sovranità o sotto amministrazione. Quindi si riconosce che alcuni sono territori in sovranità e il territorio libero è in amministrazione. Questa dichiarazione dei tre governi serve proprio, doveva servire, e serve adesso se vi studiate bene le cose, proprio a impedire che Italia e Jugoslavia dicano che con il memorandum hanno avuto la sovranità, no? E quindi servono anche a consolidare e confermare che il trattato di pace rimane lì, no? Un'altra balla che vi raccontano sul memorandum d'intesa di Londra, vi dicono che non vale perché non è stato ratificato, no? Allora, intanto non aveva bisogno di ratifica, anche secondo la Costituzione italiana, articolo 80, perché non modificava, ebbene, il territorio dello Stato italiano, non prevedeva e non includeva nessuna annessione, e per quello non occorreva modificarlo. Dopodiché il Parlamento italiano ha espresso il consenso al memorandum di Londra con i suoi contenuti, con il voto di fiducia al governo da parte del Senato il 9 ottobre e alla Camera dei Deputati il 19 ottobre del 54. Mentre il Parlamento federale jugoslavo ha approvato l'accordo il 9 ottobre. Come vi dicevo, nessuna legge di ratifica perché non occorreva e non era prevista nemmeno dalla Costituzione italiana. Il memorandum di Londra, inoltre, non è stato registrato immediatamente presso le Nazioni Unite. Perché? E qui c'è un altro problema del quale non vi dicono mai nulla. Perché nel 1954 il governo jugoslavo era membro delle Nazioni Unite, ma il governo italiano, nuovo amministratore fiduciario del territorio libero, non era ancora uno Stato membro delle Nazioni Unite, cioè l'Italia non era ancora uno Stato membro delle Nazioni Unite, quindi non era riconosciuto. L'Italia è stata infatti ammessa nell'Organizzazione delle Nazioni Unite appena il 14 dicembre 1955. E appena nel 1956 ha sottoscritto la dichiarazione di impegno. Perché? Perché era un paese aggressore sconfitto nella seconda guerra mondiale, per cui non lo volevano nell'Organizzazione delle Nazioni Unite. C'è entrato soltanto per poi tutto, ma
con un'azione di lobbying molto intensa in relazione poi anche agli equilibri della guerra fredda. Dopo questi adempimenti, praticamente dopo che il 22 febbraio 1956 il governo italiano ha sottoscritto la dichiarazione di accettazione delle obbligazioni contenute nella Carta delle Nazioni Unite, quindi gli Stati Uniti hanno voluto essere sicuri, dopo questo adempimento, il 25 aprile del 1956, gli Stati Uniti perfezionano il riconoscimento internazionale del memorandum registrandolo presso le Nazioni Unite. Tra l'altro, se volete avere la prova che il memorandum di Londra e il trattato di pace sono ancora in vigore, basta che andate a vedere, lo trovate anche in rete sull'elenco dei trattati in vigore pubblicato dal Dipartimento di Stato delle Nazioni Unite e in rete versione dell'edizione del 2013 e vedrete che ambedue gli strumenti sono in vigore. E adesso vi dirò fra un istante molto brevemente, ma siamo abbastanza avanti con il tempo, approfondiremo in un'altra trasmissione perché è in vigore, no? Vi dirò anche che, va bene, poco dopo l'entrata in vigore del memorandum, il governo italiano, che aveva a Trieste aperto dopo il trattato di pace un consolato e una missione, un consolato generale e una missione diplomatica con rango di ambasciata, ha aperto una rappresentanza italiana presso il governo amministratore jugoslavo nella zona B, riconoscendosi anche così governo amministratore. Era l'organo di rappresentanza e di collegamento tra le due amministrazioni provvisorie. Perché sono ancora in vigore il trattato di pace e il memorandum di Londra del 1954, secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che non è l'ultimo arrivato nel mondo della diplomazia, no? Mi sembra. Perché vedete, l'altra balla che vi raccontano è che sia stato modificato dal trattato di Osimo. Allora, intanto, l'abbiamo già detto ma ripetiamolo, il trattato di pace è un trattato normativo multilaterale che non può essere modificato né dai memorandum d'intesa né da un trattato contrattuale bilaterale come il trattato di Osimo. Il trattato di Osimo, sul quale fanno tanto baccano, tanta confusione, tanto fumo a Trieste per confondere le idee alla gente, nasce perché in quegli anni, eravamo metà degli anni 70, l'Occidente era preoccupato di un'imminente morte di Tito già gravemente ammalato e non volevano che le rivendicazioni che l'Italia continuava a coltivare sulla zona B servissero per destabilizzare la Jugoslavia. Allora cosa hanno fatto? Hanno fatto stipulare ad Italia e Jugoslavia un trattato di pace che ponesse fine in realtà alle rivendicazioni italiane, formalmente anche a quelle jugoslave che in realtà non c'erano, no? Così tanto per fare un po' di simmetria, di bilateralità, senza intaccare il trattato di pace e il territorio libero di Trieste. Perché vedete, i responsabili strategici occidentali che cucinavano questo tipo di situazioni non erano dei cretini. E sapevano benissimo che bisognava tamponare il rischio presente, ma bisognava anche tenere in vita il territorio libero di Trieste e il supporto franco internazionale, perché finita la guerra fredda sarebbe servito per il commercio internazionale, vero? Infatti adesso servirà, no? Allora, cosa hanno fatto? Hanno fatto stipulare un trattato con il quale Italia e Jugoslavia si riconoscono come confini reciproci quelli fra zona A e zona B del territorio libero di Trieste. E come anche il confine fra la zona A e la Jugoslavia, il confine nord-orientale, senza menzionare mai una volta il territorio libero di Trieste.
E il trattato è fatto in modo da non provocare violazione dello status territoriale di Trieste in due modi. Uno, appunto, per contratto bilaterale, quindi non incide. Due, perché oltre a non nominare il territorio libero di Trieste, non dice che è abrogato, è cessato, non esiste più, che i territori sono annessi, e a non parlare di sovranità e di annessione, cosa fa? All'articolo 7, se ricordo bene, dice che con l'entrata in vigore del trattato, questo Italo Jugoslavo di Osimo 65, il memorandum d'intesa di Londra cessa di avere vigore nelle relazioni tra i due Stati. Allora, l'Italia vi dice che ha posto fine al memorandum di Londra, quindi abbiamo annesso Trieste. No? E non è così, perché cosa significa nel linguaggio diplomatico? Cosa significa nel linguaggio diplomatico questo? Significa che il memorandum di Londra, d'intesa, cessa di avere vigore fra i due Stati e quindi mantiene vigore verso tutti gli altri, verso l'intera comunità internazionale e verso il territorio libero di Trieste. L'affermazione poi ha un'altra chiave di lettura giuridica e politico-diplomatica. Perché? Perché il memorandum di Londra, d'intesa di Londra, non aveva vigore nel merito tra i due Stati, perché era un memorandum d'intesa fra governi, amministratori, uscenti e subentranti del territorio libero di Trieste. In che senso il memorandum di Londra aveva vigore tra i due Stati? Aveva vigore nel senso che, costituendo uno strumento esecutivo aggiunto al trattato di pace, i due Stati avrebbero dovuto rispettarli. E c'è un'altra chiave di lettura ancora, perché il trattato non mi dice che cessa di avere vigore a bene giuridico in toto. Dice che cessa di avere vigore nelle relazioni tra i due Stati, cioè che i due Stati non ne terranno conto. È diverso dal dire che è decaduto. Cioè, il linguaggio diplomatico è fatto proprio per dire le cose con precisione, anche se con molte sfumature. Quando dunque vi dicono che il trattato di Osimo ha abrogato o modificato le norme del trattato di pace sul territorio libero di Trieste, vi dicono una balla colossale. Ah sì, dimenticavo una cosa. Questa norma che dice che il memorandum di Londra del 1954 cessa di avere vigore ha un'altra caratteristica. Per non nominare nemmeno in quel punto il territorio libero di Trieste, lo chiamano memorandum di Londra del 1954. Mette il titolo esatto del memorandum, è memorandum d'intesa di Londra nel 54, riguardante l'amministrazione del territorio libero di Trieste. Quindi vedete, l'accuratezza con cui il trattato di Osimo è stato costruito in maniera da sembrar di affermare, da stabilizzare politicamente l'area, sembrar di affermare una spartizione fra Italia e Jugoslavia, ma non compierla e mantenere in vita lo status giuridico del territorio libero di Trieste nel supporto franco internazionale, è stata accuratissima. Ora, chi ha questo genere di interessi può andarsi a rileggere il memorandum di Londra, l'intesa di Londra del 1954 e il trattato di Osimo del 1975 in questa chiave che vi ho appena proposto. Ultima cosa, e così concludiamo anche questa rassegna forse pesante ma necessaria dell'argomento, la parte italiana vi dice sì che non c'è stata protesta per questa asserita la loro spartizione col memorandum di Londra, perché nessun paese ha protestato e neanche il Consiglio di sicurezza. Guardate che nessun paese ha protestato e il Consiglio di sicurezza ha manifestato il proprio assenso per un semplice motivo, perché il memorandum di Londra non modificava lo status del territorio libero di Trieste e non trasferiva la sovranità ad altri, se no avrebbero protestato e come per la violazione del trattato. I quattro governi firmatari, infatti, hanno comunicato con lettera ufficiale del 19 gennaio 1955
delle loro rappresentanze permanenti alle Nazioni Unite, al Presidente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite l'istituzione di queste amministrazioni fiduciarie speciali civili nelle due zone del territorio libero di Trieste. La lettera, no, conferma che si è trattato soltanto di un arrangiamento pratico, no, per la situazione, che per quanto riguarda le linee di demarcazione tra le due zone amministrate c'è stata qualche correzione minore e che il governo italiano ha istituito nella propria zona un governo civile sotto un commissario generale. Allora, un governo civile sotto un commissario generale, quindi un governo amministratore civile provvisorio del territorio libero di Trieste sotto un commissario generale, non direttamente il governo dello Stato italiano. Mentre, dice la dichiarazione di questi paesi, il governo jugoslavo ha istituito nella zona affidatogli una analoga amministrazione civile. E anche questo era vero. Poi accade che i poteri semplicemente che lo status del territorio libero rimane immutato, e nel 1963, anzi nel 64, con l'entrata in vigore dell'apposita legge sulla regione nel 63, questi poteri del governo civile sotto un commissario generale vengono trasferiti al commissario del governo presso la regione, il quale anche lui, come abbiamo già spiegato anche troppe volte, ha due funzioni parallele, una di commissario del governo nella regione come funzionario italiano e l'altra di commissario di capo del governo civile, va bene, del territorio libero di Trieste. E questa è esattamente la situazione attuale. Tutto il resto che vi raccontano sono balle. Ora, spero di non essere stato abbastanza chiaro, spero di non avervi annoiato troppo con questo genere di questioni un po' complesse e difficili, no? Noi però, vedete, non possiamo lamentarci del fatto, come triestini, del fatto che questo canale televisivo di storia abbia sparato anche sulla storia di Orione Sole di Trieste e d'Italia, va bene, e non possiamo lamentarci che le autorità italiane continuino a spacciarcela per vera se noi triestini, va bene, non incominciamo a fare l'opera di informazione necessaria per spiegare che non è vero e per applicare i nostri diritti. Col Movimento Trieste Libera lo stiamo facendo in maniera energica e vi ripeto in sintesi il solito appello, va bene, la città sta affondando nel degrado politico, economico, sociale, nella miseria di una parte crescente già enorme di cittadini e di famiglie, le imprese chiudono e quindi dobbiamo fare presto a ripristinare tutti i nostri diritti prima che la nave Trieste sia affondata del tutto. Va bene, è prima possibile perché ogni giorno che passa più gente annega in questo affondamento. Per farlo l'unico strumento che abbiamo è riattivare rapidamente e con energia i diritti del territorio libero di Trieste e il supporto franco internazionale. Noi non pretendiamo che chi non può esporsi in questa battaglia sacrosanta, necessaria, indispensabile, si esponga più di quello che può, no? Però va bene, perché ci esponiamo noi anche per voi più che abbastanza, anche per chi non può, no? Però vi invitiamo a dare il vostro contributo a questa battaglia come potete, con la parola, con sostegni finanziari, con attivismo, soltanto nel limite delle vostre possibilità. Anche piccole cose sommate, va bene, fanno un grande aiuto, un grande sostegno. I nostri articoli in rete su questi argomenti sono arrivati già sommando i lettori sulle varie pagine Facebook e sui siti attorno ai 15.000 lettori in rete. Questo significa che abbiamo l'attenzione attiva di 15.000 persone che hanno il computer e che vanno in rete. Il numero delle persone che simpatizzano per quello che stiamo facendo è molto superiore.
è molto superiore e di decine di migliaia di persone sarebbe ancora maggiore se non venissimo censurati dagli strumenti di informazione come il piccolo, il primo schedneo, il carai di regime. No? Questo vuol dire che la forza di mobilitazione e di consenso del Movimento Trieste Libera in questo momento e della riattivazione dei diritti del territorio libero di Trieste sul posto franco italiano internazionale in Italia, malgrado il governo italiano amministratore, va bene, è elevatissima, è fortissima. Vuol dire che siamo la più grossa forza politica di Trieste. Politica però non in senso di partito politico all'italiana, politica nel senso di fare le cose giuste, le azioni politiche, politico-diplomatiche, giuridiche, corrette per ripristinare i nostri diritti. Questa forza però bisogna a un certo punto anche esprimerla, no? E voi la potete esprimere non stando semplicemente alla finestra a guardare, ma aiutando, come dicevo. Come potete, con me nelle vostre possibilità, la squadra di punta di battaglia che è impegnata direttamente su questo fronte. Bene, con questo abbiamo concluso questa puntata un po' difficile, un po' pesante naturalmente, della nostra trasmissione La Voce di Trieste, della Radio Trieste Libera, oggi martedì 6 ottobre 2015. Ringraziamo coloro che hanno avuto la pazienza e la costanza di seguire la trasmissione per intero, anche quelli che hanno voluto lasciarla prima. Questa puntata così impegnativa va comunque come le altre, ora in onda, in ripetizione, va bene, in registrazione, sino a domani, quando verso nelle medesime ore del primo pomeriggio, fra le 13 e le 14, inseriremo la puntata nuova. Chi desidera quindi approfondire l'argomento, comprendere meglio cose forse complesse che ho detto in maniera, che posso aver detto in maniera non chiara, può riascoltare la trasmissione quando e come vuole nelle ore più comode per lui o per lei. Grazie quindi a tutti ancora per la pazienza nell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi purché ragionati e a risentirci domani, mercoledì 7 ottobre 2015, con la trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.